Ci siamo tutti divertiti da piccoli a fare questo esperimento. Gli agrumi non sono solo dei preziosissimi alleati della salute, ma nascondono dei poteri che potrebbero rivoluzionare il futuro. Ecco cosa profetizzò alcuni anni fa Umberto Eco nel suo secondo diario minimo. Quando, dopo la caduta dei grandi imperi atomici, le antiche Russia e America, i popoli del bacino del Mediterraneo, grazie alla scoperta delle qualità energetiche dell'acido citrico, divennero prima padroni della Terra e quindi dell'intero universo, solcando con le loro astronavi propulse da quella forza che già il poeta aveva cantato come le trombe d'oro della solarità, parve a tutti di buon auspicio che il dominio dell'universo fosse dato ai popoli che già avevano subito severe discriminazioni razziali nell'ambito del loro stesso pianeta. Una ricercatrice dell'Università del Queensland spera di utilizzare una sostanza chimica presente nei limoni e in altri agrumi per produrre carburante pulito e rinnovabile. La dottoressa Claudia Vickers sta modificando il lievito di birra per produrre una forma sintetica di limonene chimico naturale. Il limonene è una sostanza chimica volatile che è meglio conosciuta per contribuire all'odore degli agrumi, ha detto la dottoressa Vickers. È stato identificato per la prima volta nell'olio di trementina alla fine del 1800 e ora è usato come aroma e fragranza negli alimenti, nei prodotti per la pulizia e nei profumi. È anche promettente come agente anticancro. Potrebbe sembrare improbabile, ma un giorno il limonene potrebbe essere una fonte rinnovabile e pulita di carburante per l'aviazione, ha detto la dottoressa. Il 50% del peso di un 747 al decollo è il suo carburante. Se consideriamo tutti gli aerei che girano per il mondo, si tratta di molto carburante e carbonio non sostenibile da risorse fossili emesso nell'atmosfera. Il limonene estratto dalla scorza di agrumi era stato già utilizzato con successo come componente di carburante per jet nei voli dimostrativi. Tuttavia, la produzione su larga scala di limonene dalla scorza di agrumi non è pratica, ha affermato la dottoressa Vickers. La sua produzione nel lievito dovrebbe fornire una via per rese molto maggiori di limonene che sono più facili da estrarre. Le rese di limonene dal lievito modificato non sono ancora sufficientemente elevate per essere commercialmente redditizie, ma la dottoressa Vickers ha in programma di modificare ulteriormente il lievito per ottenere rese maggiori. La stessa tecnologia potrebbe essere utilizzata per realizzare una varietà di altri prodotti sostenibili dal limonene, tra cui gomme, plastica, vernici. La dottoressa Vickers e i suoi colleghi stanno aprendo le porte a nuove tecnologie che potrebbero avere grandi vantaggi dal punto di vista ambientale ed ecologico. Che dire? Viva l'ambiente ora e sempre. Buona natura e buon petrolio pulito del futuro a tutti. Arrivederci.